Un secondo luogo, un nuovo modo di concepire la storia, non più considerata manifestazione di un disegno divino. L'uomo, artefice di se stesso e del proprio destino, ha la capacità di intervenire nel corso degli eventi e, almeno in parte, di modificarli. Non è lo strumento passivo di un disegno superiore che si deve accettare. Il terzo pilastro è rappresentato da un nuovo modo di concepire la natura e il mondo. Il Medioevo aveva considerato il mondo terreno come luogo di pena, o almeno di difficile prova, di sofferenza, in cui l'uomo era tenuto a guadagnarsi il premio o il castigo divino attraverso la sofferenza. Con l'età umanistico-rinascimentale, questo stesso mondo diventa il luogo dove l'uomo può agire concretamente, può manifestare il proprio spirito d'iniziativa, può conquistare, grazie alle proprie abilità e capacità, una legittima felicità terrena.